un piacere, è veramente gratificante essere qui perché appunto ci si trova a casa, in famiglia, ormai da 27 anni, questa è una storia più che consolidata, qualcuno lo chiama ancora miracolo, però insomma in un momento in cui stiamo perdendo giorno dopo giorno numerose realtà sportive ad ogni livello, anche nel nord Italia e non soltanto al sud, insomma veramente possiamo parlare di una realtà consolidata che tra mille difficoltà incredibili anno dopo anno è rimasta nell'elite della pallacanestro e soprattutto tiene alto da 27 anni il nome della Sicilia, quindi di Priolo, in alto. Quindi questo è veramente, facciamo un applauso alla Trogilos Priolo per favore, perché insomma è quasi emozionante insomma poter parlare di questa realtà, basta guardarsi attorno. Ma non è il momento di fare i bilanci e di parlare della crisi dello sport, soprattutto per quel che riguarda il discorso economico. Allora andiamo subito invece con quello che sarà questa breve presentazione, come al solito veloce, intensa ma significativa. Intanto ringraziamo Antonello Rizza, sindaco di Priolo, e poi sono arrivati l'onorevole Pippo Gianni, che ringraziamo, e il ministro, perché uno che è stato ministro rimane sempre ministro, Stefania Prestigiacomo, buongiorno, e sono qui in prima fila. Sì, tra l'altro lei è un'ex giocatrice della Trogilos, era piccolina, però insomma ha frequentato Priolo, e quindi insomma ha la maglia addosso cucita sempre. E poi salutiamo e ringraziamo la giunta comunale, il consiglio comunale di Priolo Gargallo, tutte le autorità politiche, lo abbiamo già detto. Poi salutiamo la dirigenza della società del gruppo ERG, ISAB Energy, che anche quest'anno non ha fatto mancare il suo sostegno economico. Poi un saluto ai rappresentanti della società 3R e FCC Ambito, che per la prima volta sono partner della società. E a tal proposito ci preme ringraziare per la sua presenza il dottor Unai Villanueva, non so se è presente, spagnolo credo, sì, lo salutiamo, dovrebbe arrivare, è arrivato? Eccolo là, facciamo un applauso perché dalla Spagna insomma avere dei partner in Sicilia, ecco, grazie. E, dicevamo poi salutiamo e anche la dottoressa Emilia Fiorani, che per impegni personali non può essere oggi presente qui con noi. Salutiamo e ringraziamo la società Eco Control Sud nella persona del dottor Nestore De Santis, che ci è stato sempre vicino con il suo appunto contributo e il suo sostegno. Ringraziamo la società Seabag per il marchio Powerade, e poi Meridiana Fly Air Italy, il torronificio Geraci per il contributo concesso. Salutiamo anche il presidente regionale della Federazione Italiana del Pallacanestro, Antonio Rescifina, che proprio ieri a Taormina è stato riconfermato dall'Assemblea delle Società. Complimenti. Facciamo un applauso al presidente regionale della Federbasket. E il nostro saluto più caloroso va a tutti gli operatori dell'informazione, mass media, quindi ai colleghi per la loro importante presenza, certi che faranno anche quest'anno il possibile per portare sempre più in alto il nome della Trogilos Priolo e con essa il nome della Priolo sportiva. E, ricordiamo anche qualche notizia velocissima, che ha preso il via l'82esimo campionato nel fine settimana scorso, è l'82esimo campionato di basket di A1 con il concentramento in Abruzzo, che come abbiamo già detto prima vede per la 27esima volta in asse di partenza consecutiva la Trogilos Priolo, pensate, dalla stagione 86-87. La società, per chi non lo sapesse, è stata fondata nel 1970, è stata campione d'Italia per ben due volte, nel 1989 e nel 2000, ma ha vinto anche la Coppa dei Campioni nel 1990, quindi sono dei successi davvero importanti che hanno fatto la storia e continuano a fare la storia della Priolo sportiva. È stata sempre al vertice della pallacanestro italiana, dunque, ed europea, e non soltanto per questi successi. Nell'ambito cestistico e non solo, è rimasta l'unica realtà di prestigio a portare in alto il nome della Sicilia, e quindi il ringraziamento di tutti i tifosi e a colui che è l'anima della società, che ancora una volta, come dicevo prima, nonostante gli attuali momenti di crisi economica acclarata, è riuscito a portare in asse di partenza la società Santino Coppa. Facciamo un applauso a lui, l'anima della Trogilos, e assieme a lui chiaramente non dimentichiamo la dirigenza e le persone che
lo collaborano quotidianamente. Quindi, insomma, questo per, con queste note per fare il punto della situazione. Quindi si è già partiti la settimana scorsa, siamo partiti con un passo falso, ma ci rifaremo domani alle 18 in casa, qui al palazzetto di Priolo contro Lucca, ve lo ricordo, alle 18 per chi non lo sapesse. Allora a questo punto direi, Fabrizio, se sei d'accordo, ecco, presentiamo questo filmato, perché anche a livello nazionale Priolo è conosciuto e Andrea Zorzi ha realizzato un servizio particolare, un'inchiesta. Fabrizio. Sì, no, volevo solo spiegare come è nato questo servizio, perché Andrea Zorzi, campione della pallavolo, campione olimpico, ha deciso di fare un viaggio per tutta l'Italia, andando a segnare i posti dove lo sport è stato artefice del paese. Abbiamo avuto l'onore, il pregio e la fortuna, per tutti i sacrifici che questa società ha fatto, di essere stati menzionati, e Andrea è venuto qua a realizzare questo servizio che vi offriamo. Vorrei chiamare Nadia Germano, responsabile dell'ufficio stampa. Buongiorno, però non dietro la colonna perché non ti vede nessuno. Allora ti metti qua. Allora, buongiorno a tutti. Cercherò di spostarmi, di non insomma, di farmi vedere da tutti quanti. Allora, ufficio stampa della Trogilos, che insomma, è una responsabilità che io ho avuto dallo scorso anno e che quest'anno mi è stata riconfermata. Ne sono veramente orgogliosa, perché ho far parte di questa... di questa realtà e di questa grande famiglia è davvero un grande onore e mi emoziona come molti altri sicuramente avranno notato in molte occasioni. Comunicazione è una cosa fondamentale per una formazione sportiva, per qualsiasi realtà, lo è ancora di più per una squadra che ancora una volta per il 27esimo anno si presenta in Serie A1. La comunicazione è appunto, come diciamo, importante, lo sarà ancora di più quest'anno, e abbiamo approntato un esperimento che già l'anno scorso ha dato degli ottimi risultati, cioè la diretta degli incontri della Trogilos Priolo, degli incontri casalinghi, una diretta che potrete seguire sul sito, sul portale della Trogilos, www.trogilos.net. È un esperimento che, ripeto, ha dato i suoi risultati, è un ennesimo servizio che questa società vuole offrire ai suoi tifosi e al territorio, e per questo naturalmente spendo proprio due secondi sul sostegno, un sostegno importante che è quello del territorio. Il territorio deve essere presente per sostenere questa squadra, perché gli sforzi sono tanti per riuscire a rimanere ai vertici, i campionati sono sempre più impegnativi e a volte il cuore, quello la Trogilos ce lo mette sempre, ma a volte il cuore non basta, quindi invito tutti quanti ad essere sempre più presenti, non soltanto con il tifo ma anche con qualche cosa di più, come dire, materiale. Grazie a tutti, e naturalmente domani incrociamo le dita e vi invito a sostenere questa squadra sempre più presenti, non soltanto da Priolo. Domani appuntamento alle 18 con la sfida contro Lucca. Grazie. Grazie, allora io arrivo qua anche perché vorrei sentire anche voi brevemente, Pippo Giannini, onorevole, chiaramente Stefania Prestigiato, non facciamo come lei, onorevole, velocemente, perché qua sono le atlete che devono andare a mangiare, poi devono andarsi a allenare, quindi insomma, prego, facciamo l'applauso a Stefania Prestigiato, che rimane sempre ministro assolutamente. Buongiorno a tutti, brevissimamente, io sono qui perché Santino... praticamente mi ha ormai coinvolta, ma io, come è stato detto, sono sempre stata vicina alla squadra, ma ormai devo proprio vivere tutti i passaggi fondamentali perché non mi dà tregua. Se sono qui è perché cercherò assieme a tutti gli amici di fare qualcosa per dare una stabilità a questa squadra, che dà onore, prestigio, non soltanto alla comunità di Priolo, ma all'intera provincia di Siracusa, direi all'intera Sicilia. Quindi siamo qui perché crediamo nel vostro sforzo, nel vostro impegno, e cercheremo, per quanto saremo capaci, di trovare assieme a voi sostegno perché questa squadra possa davvero proseguire, ed è davvero un motivo di orgoglio per tutti noi. Grazie. Grazie al ministro Stefania Prestigiacomo. Proviamo a leggere. Le piace il basket? No. Lo segue, dico. No, io non pensavo fossero passati tutti questi anni. Da una felice intuizione di Santino Coppa, da un incontro per strada, nata una stella internazionale che è questa squadra. Sono felice di aver contribuito in maniera determinante a questa avventura incantevole. Spero che possiate essere sempre più forti
e spero di essere vicino a voi nei momenti di difficoltà come lo sono sempre stato. Aspetta, vuole replicare? No, volevo dire. Funziona. Per chi non lo sa, Pippo è stato il sindaco che ha dato la svolta importante, perché ha dato un contributo da sindaco e devo dire poi dopo anche da deputato. Diciamo che il Palaenichem, che è qui davanti a tutti, senza la donazione del terreno da parte del comune, senza il suo interessamento importantissimo, non poteva. Questo è dovuto, e per onor del vero bisogna riconoscergli, e bisogna riconoscergli che era presente quella notte a Cesena quando noi vincemmo la Coppa dei Campioni. Grazie. Solo, mi piace solo ricordare, chiudo qui, anche se non lo vedo qui presente, un'altra persona che ha fatto tanto, che si chiama Carlo Lungaro, a cui va sempre il nostro ringraziamento, perché nella sua posizione, nella sua posizione di responsabile dell'ENI a quel tempo ci diede una grande mano. Le imprese hanno contribuito tanto e aspettano ancora di essere pagate, prima o poi qualcuno li pagherà. Grazie, facciamo un applauso all'onorevole Pippo Gianni. Un altro pezzo di storia, lo possiamo dire? Di Priolo, vieni qua, non ti vedi dietro la colonna, se no non ti vedono gli altri. Fabrizio, come ti dobbiamo... lo sanno che insomma è un momento. Sono dirigente, direttore generale, direttore responsabile, Fabrizio Milani. Grazie. Allora, inutile nascondere che questo ritengo sia l'anno più difficile della nostra storia, per problemi chiaramente legati alla crisi. A differenza degli altri anni dove abbiamo cercato comunque di scrivere, di dare tutto, di dire tutto, abbiamo trovato del calore che ritengo fondamentale. Il calore che ci dà la dignità degli umili e la forza dei grandi. Quello di avere e di portare avanti una realtà grazie alle istituzioni, al Comune di Priolo, al sindaco Antonello Rizza, che ha messo in campo tutto il suo orgoglio da primo cittadino e da sportivo. Al Consiglio Comunale tutto, e ringraziamo per il Consiglio Orazio Valenti. E questa squadra è riuscita a oltrepassare quelli che sono i confini delle fazioni, della politica, di tutto, perché questa squadra rappresenta la storia di questo paese. Io a volte, forse perché sono legatissimo, perché è la mia vita del resto, dico sempre che questa squadra è Tapsos e Marina di Priolo, è tutto, perché attraverso questa squadra sono passate 472 atlete venute da tutto il mondo e oltre 3.000 persone che hanno fatto i centri di addestramento. A Priolo in ogni famiglia c'è qualcuno che ha calcato i nostri campi. Questa è storia, questa non può essere dimenticata, e noi ci appelliamo alle aziende che gravitano al territorio, ma anche ai tifosi che con il loro sostegno ci sono vicini, perché non possono consentire a questo paese di dimenticare questa squadra e di farla morire. Sarebbe veramente un oltraggio alla civiltà e alla morale. Quindi l'appello che faccio io, con grande dignità, senza piangermi addosso, abbiamo deciso di non piangerci addosso, è questo: fate il vostro dovere, perché è vostro dovere far vivere questa squadra. Grazie. Grazie Fabrizio Milani. Allora, adesso sentiamo gli interventi qui dal tavolo, insomma parole significative quelle di Fabrizio, che nascono veramente dal cuore. Allora, Orazio Valenti, a nome del appunto presidente, come presidente del Consiglio Comunale, quindi mi passate il microfono per favore? Eccolo qua. Prego, Orazio. Grazie, brevissimamente, buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti, i rappresentanti delle istituzioni, le forze dell'ordine, i tifosi, la squadra. Ma proprio per essere in linea con quello che diceva Fabrizio, siamo oggi tutti presenti per la presentazione della squadra e quindi un momento tecnico. Io invece oggi vorrei fare risaltare l'ennesima impresa di un gruppo di uomini, di un gruppo di dirigenti, di un gruppo di persone con a capo Santino Coppa, che hanno lottato per essere qui quest'oggi e quindi riscrivere la squadra con umiltà, con grande coraggio, per non disperdere
quello che tutti fino ad oggi abbiamo detto, il patrimonio di un paese, di una città, di una provincia, di una regione, per non disperdere i sacrifici fatti da 30 anni a questa parte. Allora ognuno di noi presenti oggi a questa manifestazione, dal sindaco, dal consiglio comunale che mi onoro rappresentare, dall'onorevole Pippo Gianni che da sindaco diede il là a questa favolosa realtà e ha contribuito anche quando non lo era più ma era deputato, dal ministro Prestigiacomo, e non voglio dimenticare nessuno. Abbiamo ognuno di noi fatto qualcosa per poter arrivare ad oggi ad essere presenti, e allora abbiamo fatto il massimo. Comprendiamo il momento che è difficile, ma ad ognuno di noi è chiesto di fare di più, di fare il massimo, perché questa realtà non può ogni anno arrivare a arrancare a fine stagione con il patema d'animo che non si sa se si salva la categoria o meno. Bisogna costruire le basi per dare solidità a questa società, serenità all'ambiente e quindi al settore tecnico per poter lavorare e dare e fare in modo di ritornare a dare quelle soddisfazioni e quei risultati che questo paese merita. Io non mi dilungo molto perché è stato già detto tutto, ci sono interventi molto più autorevoli. Il Consiglio Comunale, a prescindere da quelle che sono le cose che si discutono, da quelle che sono le posizioni, ha sempre dato dimostrazione assieme all'amministrazione rappresentata dal sindaco Rizza che quando c'è la Trogilos di mezzo non ci sono discussioni, si va avanti, si vota e si fa in modo di portare avanti questa splendida realtà. In bocca al lupo, caro Santino, si diceva poc'anzi così fuori dai microfoni, se non era per Santino forse oggi la Trogilos non esisteva. Sono completamente d'accordo con questo, perché tu sei l'anima di questa società, tu sei il trascinatore, e quindi in bocca al lupo per la nuova stagione e mi auguro che il futuro sia più roseo per te, per la Trogilos e per Priolo. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie per l'intervento al Presidente del Consiglio Comunale di Priolo, Orazio Valenti. Chiaramente vorrei sentire anche il responsabile della Federbasket siciliana, Antonio Rescifina, e quindi insomma è anche a livello regionale un orgoglio per la Sicilia avere una squadra da 27 anni in Serie A, al di là di quello che ha conquistato. Io cercherò di essere breve perché diciamo i protagonisti oggi sono giustamente loro. È sicuramente un orgoglio per la Sicilia, anzi diciamo per il sud Italia, perché diciamo che dalla Campania in giù ormai è rimasta l'unica realtà a rappresentarci in Serie A. È inutile aggiungere altro alla storia di tutto quello che è già stato detto. Si può dire che in Serie A oggi su 11 realtà che ci sono, insieme al Parma sono le uniche due che riescono ancora a essere là, le altre sono arrivate dopo oppure altre sono scomparse. Abbiamo visto realtà come Como scomparire dal panorama nazionale, quindi in un contesto dove non c'è sicuramente carenza di industrie o di finanziamenti, voglio dire. E invece qua questa realtà esiste. Poco fa dicevi un miracolo, vabbè, il miracolo spesso si usa, però secondo me Priolo non è un miracolo, perché Priolo è frutto di un lavoro fatto bene all'inizio, e come qualunque palazzo si parte dalle fondamenta, se le fondamenta sono forti il palazzo resiste, e questo è il fatto perché Priolo c'è oggi e io ritengo ci sarà anche fra 20 anni. Quello che è importante è sicuramente non perdere l'entusiasmo delle persone che ci lavorano, e l'entusiasmo lo si perde solo se intorno a se stessi si registra un senso di abbandono. Questo non ci deve essere. Io quindi quello che posso fare è che mi auguro che la Sicilia e anche la città di Priolo, la provincia di Siracusa, siano vicini con i tifosi, con le famiglie e con le aziende a questa realtà, perché è giusto che sia supportata come merita, senza dimenticare il ruolo sociale importante delle realtà sportive, specialmente in un mondo dove ormai aprire il televisore forse è meglio lasciarlo spento. Io ho 3 bambine a casa e vi devo dire che il televisore ormai non lo accendiamo quasi mai, perché c'è solo brutte notizie. Quindi lo sport è una bella cosa, in bocca al lupo per il campionato, e sono sicuro che ci rivedremo quanto prima con tutti insieme per festeggiare qualcosa di importante. Grazie.
Grazie Presidente. No, ecco, però lo accende il televisore quando c'è lo sport e ci sono le partite della ISAB. Insomma, di Priolo. Insomma, lo dico. Anche se va bene, voglio dire, però insomma, per chi lavora in televisione è anche importante che ogni tanto la si accenda e ci si sintonizzi. Allora, detto questo, ringraziamo Recifina. Allora, adesso sentiamo Angelo Fallico, il suo intervento, responsabile delle pubbliche relazioni del gruppo ERG. Ne approfittiamo per salutare il dottor Diego Bivona, appunto vicino alla società. Quindi ISAB Energy ancora al fianco della Trogelos Priolo. Angelo, sì, sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti, è il tredicesimo anno che il gruppo ERG è accanto alla Trogelos di Priolo e per noi devo dirvi che sono 13 anni di un orgoglio continuo, siamo sempre stati molto vicini alla società, abbiamo avuto con loro un rapporto aperto e trasparente che riteniamo sia comunque molto importante continuare a mantenere. La novità di quest'anno rispetto alla presenza del gruppo ERG, mi piace rimarcarla, sulle maglie della società, della squadra, torna ISAB Energy, che è un marchio che è glorioso da un certo punto di vista, perché è legato comunque alle principali, come dire, i risultati sportivi della squadra. Per quanto riguarda, ho finito, abbiamo vinto lo scudetto, grazie Santino di questa cosa, speriamo che possa in qualche modo portarci bene anche quest'anno. Grazie mille. Grazie ad Angelo Fallico, responsabile delle pubbliche relazioni del gruppo ERG, nel caso specifico ISAB Energy. Prima di sentire il sindaco però dobbiamo chiamare Susanna Bonfiglio qui, perché vogliamo mostrarvi la nuova divisa, meglio la nuova maglia della stagione 2012-2013. Ecco, ci mettiamo anche dalle parti di Antonello Rizza, ecco lì Susanna, ben trovata. Insomma, facciamo queste foto per favorire anche il lavoro dei colleghi reporter, in questo caso dei fotografi e degli operatori di... Prego Santino. Prego. Pronto, vai. Ecco, volevo fare notare che qui in mezzo c'è un buco. C'è un buco? Sì, qui c'è un buco. Scusate, dovremmo riempire, con l'aiuto di tutti, vorremmo riempire questo buco. Il famoso main sponsor, ecco, come si dice in gergo. Grazie. Assolutamente. Ecco, abbiamo fatto le foto. Grazie Susanna. Grazie. E allora, restiamo da quelle parti, sindaco. Abbiamo detto, abbiamo utilizzato spesso questo aggettivo, l'orgoglio, no, di Priolo, della Sicilia, 27 anni sera, però chiaramente le difficoltà non mancano, però c'è sempre quell'entusiasmo che ci aiuta a superare i momenti più difficili. Prego sindaco. Sì, io ringrazio intanto tutti i presenti, le autorità e tutti i numerosi cittadini che anche quest'anno non fanno mancare la propria, come dire, fede cestistica a questa squadra. Io vi dico che sarò anche scomodo in alcuni interventi, vi rubo solo 5 minuti, spero di rubarne 5, non di più. Però mi pare di capire dagli interventi fatti sostanzialmente che quello che è stato fatto, che non è poco, anzi, ogni qualvolta sto in questo periodo parlando mi rendo conto che c'è come un filo sottile che lega un'azione amministrativa datata nel 1990 dell'onorevole Gianni con la mia ultima, perché non dimentichiamo che Pippo non ha realizzato il Palenigem, ma da delegato amministrativo realizzò il primo tensio statico. E allora, ma mi pare di capire che questo è il passato, mi pare di capire che la società chieda al presente e i protagonisti del presente qualcosa di più, perché questo non basta. Allora io purtroppo, il sindaco ha sempre una responsabilità in più, quindi anche in questa vicenda, nonostante le colpe sono variegate o le responsabilità sono variegate, è pur vero che il sindaco ha sempre qualche colpa in più. Quindi sono stato attenzionato dalla società per vedere se potevo mettere in campo tutte le mie conoscenze, tutta la mia, non dico passione perché altrimenti mi emoziono, conoscete i miei trascorsi insomma con questa squadra e tutto il resto, ma mi si chiedeva di fare qualche cosa, già che il main sponsor, cioè la ISAB, aveva per un problema di crisi e quant'altro dimezzato sostanzialmente il contributo rispetto agli anni passati. Questo dimezzamento di contributi sostanzialmente
non riusciva da solo a garantire la sopravvivenza. È comunque un ringraziamento, però lasciatemi dire che a volte converrebbe, come dice qualcuno più bravo di me, non socializzare le perdite e privatizzare i profitti. Bisognerebbe redistribuirle su questo territorio. Quello che è stato fatto, e noi vi ringraziamo, ma vi assicuro che dimezzare di colpo il contributo ha di fatto tagliato le gambe ad una squadra. Quindi mi si è chiesto di intervenire e io c'era una vicenda che andava in parallelo con quello che succedeva nel Siracusa Calcio, dove i riflettori erano accesi, c'erano i giornali, le televisioni, tutti quanti che davano le notizie ogni giorno, c'era un rincorrersi di persone giustamente che cercavano di risolvere il problema di una grandiosa squadra come il Siracusa. Io ho lavorato per un anno e io assieme a tanti altri a me vicino a fare spenti sotto traccia e ho fatto un giro di consultazione con una serie di soggetti imprenditoriali del posto mettendo, come dire, in argomento il fatto che non si discuteva di una qualche cosa, si discuteva dell'orgoglio del paese, del patrimonio del paese. Ecco, lasciatemi dire, so che là e vedo che l'uditorio è pronto, siamo in un momento particolare. Io pensavo di averne viste e lette di tutti i tipi, Presidente, lasciatemi dare questa battuta umoristica, ma vedere campeggiare su un 6x3 un candidato che mi dice votarmi per non sentirsi solo, dico io mi prendo una badante piuttosto che votare. È io solo che vado a accompagnare. E allora detto questo, per riportare a quello che è la politica deve guardare l'interesse complessivo e lo abbiamo fatto in un momento in cui i rapporti con la Trogilos e con alcuni esponenti della Trogilos erano anche critici. L'abbiamo fatto in un momento in cui col Presidente del Consiglio i rapporti non erano idilliaci. Abbiamo cioè dato un esempio di vera politica che deve guardare all'interesse complessivo. Io nel momento in cui sono stato eletto non sono più il sindaco della mia parte politica, ma sono il sindaco di tutti i priolesi. Quindi abbiamo tentato, e devo ringraziare la 3R, la società spagnola, che ha manifestato una sensibilità forte per il territorio e che si è quasi, perché ancora mancano un bel po' di soldi, sostituiti alla parte mancante del contributo nella dare una mano d'aiuto a questa squadra. Quindi è anche un messaggio che noi stiamo dando di buona politica, cioè di persone che nonostante avessero delle difficoltà a comunicare in quel preciso momento storico, abbiamo detto la Trogilos è il patrimonio di tutti. Questo è un esempio bellissimo di politica, se vogliamo che la politica si riavvicini, come è giusto che sia, al territorio e alle persone. Io non ho molto altro da aggiungere se non un altro fatto. Ho vissuto, ho subito sulla mia pelle, se volete, una forse infelice battuta. Mi fu chiesto l'anno scorso cosa ne pensavo se fosse il Presidente stato Priolese. Ho detto, a parte che per me sono tutti bravi, ovviamente sarebbe un motivo di orgoglio se fosse Priolese, mi sono limitato lì. Poi si sono scatenate tutte polemiche, non so fino a che punto gratuite o interessate. Io vi dico, e lo dico in real time, in diretta, mi piacerebbe, lo dico così caro Santino, che un Priolese, che poi non è Priolese, è un Priolese ma del mondo, che ha manifestato la voglia di scommettersi, perché questa di oggi è una scommessa, qui si vive alla giornata, che potesse darci la sua disponibilità, glielo dico davanti a voi, mi riferisco al dottor Domenico Cutrale, che ci dia la disponibilità di fare il presidente di questa strada, di questa squadra, e non mi aspetto risposte diverse, dottor Cutrale. Mi aspetto che lei, come è giusto che sia, per la serietà che la contraddistingue e per la dignità che abbiamo ognuno di noi, accetti questo incarico, perché il paese ne ha bisogno e la squadra. Detto questo mi avvio alla conclusione. Molto spesso ci sono alcuni amici che pensano che mi parlano e io non ascolto. 2 anni fa Pippo Gianni mi disse una cosa nelle orecchie, mi disse a proposito dei contributi che dovrebbero dare le aziende, si discuteva, dice, ma perché non ci facciamo dare dei defibrillatori? Lui ha pensato che io non lo ascoltavo, come molto spesso accade, lui è convinto. Dopo 2 anni, forse per orgoglio mio, o forse per dignità del paese, non abbiamo chiesto il contributo a nessuno, l'ha fatto il comune, sulla scorta di quello che è successo a Morosini, il giocatore che è morto per un defibrillatore mancante,
e per quello che è successo la settimana scorsa, dove un ragazzo è stato rianimato per 8 ore. Siccome poi pensiamo in grande, e quindi molto spesso io sono sotto accuse perché sono megalomane, spendaccione, io dico che per la salute della gente sono spendaccione. Abbiamo acquistato 10 defibrillatori da dare a tutti gli edifici pubblici del comune e gli impianti sportivi, ma non ci siamo limitati a questo. Abbiamo fatto un'iniziativa che è unica in Sicilia, l'ho rubata a San Marino, le vie del cuore, se saranno installate in ogni piazza del comune dei totem, immaginate con un defibrillatore dentro allarmato, quindi se c'è qualche cretino che lo rompe suona l'allarme, così come se c'è la necessità allarmate si suona l'allarme, e stiamo contestualmente facendo un corso per 20 operatori, perché i defibrillatori devono avere gli operatori, stiamo allargando la platea. Tutto questo perché crediamo alla prevenzione e crediamo che ci si deve divertire, ci si deve allenare, ci aspettiamo che si diventa campioni, ma ancor meglio vogliamo la salute dei nostri atleti e dei nostri figli. Santino, io concludo veramente, ti lascio il testimone, sai di averti e di avermi e di essere al tuo fianco. Anche nei momenti più bui dei nostri rapporti, sai che Antonello Rizzi è il sindaco di tutti. Grazie, grazie. Allora, a questo punto, Santino, a te il microfono, perché dobbiamo presentare chiaramente il roster. Ti do questo, guarda, così so che tu ti muovi. Questa è la delibera. C'è una delibera. Io intanto volevo ringraziare tutti i presenti, chiunque è oggi in questa sala, o da semplice tifoso o da operatore, ha dato il proprio contributo, che può essere un contributo del cuore o può essere un contributo pratico. Ringrazio naturalmente Stefania, il nostro ministro, che ha cercato, e anche con la sua presenza, e spero che riesca a darmi una mano, così come più volte hai provato e mi hai promesso. E ti devo dire che noi arriviamo a Natale. Dopo Natale speriamo che ci pensi Babbo Natale. Io mi abitudino a essere sempre estremamente chiaro e non ho, diciamo che sono estremamente chiaro, quindi ti faccio ulteriormente questo appello, un appello che amichevole, da ex nostra partecipante al mini basket. Volevo dire che è stato detto tantissimo, è stato forse sottaciuto, che la nostra funzione sociale è fondamentale. Voi sapete, anche tanta gente di Siracusa che è qui presente, che porta i bambini da Siracusa, porta le bambine da Siracusa, e i nostri centri di addestramento sono pieni, non perché gli insegniamo a giocare a basket, anche, ma gli insegniamo tante cose che lo sport insegna. Adesso vorrei anche un momento di gioia per presentare quelle che sono le nostre atlete, che quest'anno faranno come sempre di tutto per dare il massimo, che è la nostra filosofia, cioè dare il massimo. Poi il massimo potrebbe anche significare, come l'anno scorso, salvarci sul filo di lana, o potrebbe anche significare qualcosa di più. Però voglio, prima di presentarle, puntualizzare una cosa. Nessuna di queste ragazze ha messo come motivazione principale i denari, perché se così fosse molte di loro non sarebbero qui. Quindi è stata una scelta tecnica, una scelta per molte di affetto, per altre di stima, e non potrei essere un falso modesta, di stima anche e principalmente nei miei confronti, e per questo io mi ringrazio molto. Allora, se per favore vieni una alla volta, lei è Valentina Donvito, l'abbiamo conosciuta come avversaria, un'atleta molto grintosa, un'atleta che si è fatta apprezzare come avversaria, e sicuramente l'apprezzeremo quest'anno con noi, ed è veramente l'ultima arrivata, perché la penultima arrivata. Voi sapete che questo puzzle l'abbiamo costruito passo dopo passo, proprio perché prima di fare il passo volevamo essere sicuri di non cadere.
Grazie Valentina. Grazie. Ciao. E Ilaria Milazzo, una delle più giovani, viene fuori dal nostro vivaio e devo dire è la dimostrazione, insieme a Maria Erici, che vi presenterò dopo, che per giocare a basket non è assolutamente indispensabile la statura, ma altre doti che lei ha già mostrato. Brava Ilaria. Mi ha detto, non diciamo, no, mi ha detto non diciamo che sono rincoglionite. E infatti non lo diremo assolutamente. Allora, lei viene dalla Bulgaria, Dimana ha giocato fino ad oggi solamente in A2 e quindi è normale che sia un po' rincoglionita. Ma supereremo questo gap in brevissimo tempo, perché lei ce la mette tutta, è una ragazza molto intelligente che ha delle qualità, sicuramente non ha ancora i ritmi per la 1, ma vi accorgerete tutti molto presto che raggiungerà anche questo, supererà anche questo handicap. Grazie a te. Maria Eric. Mi commuovo un po' perché lei ha voluto. Ha voluto essere qui, solo lei, non ha guardato ai soldi. Un attimo, un po' d'acqua, perché mi pare che c'è bisogno di acqua, no? E come dicevo per Ilaria, lei è la dimostrazione che per giocare a basket non bisogna essere, o quantomeno l'altezza non è sicuramente la dote principale. Grazie Maria. Si ottengono anche per il grande affetto che la squadra ha nei confronti dell'allenatore. Io mi sono fatto vecchio e capisco che non posso più fare questa cosa. Allora, Tania. Tania è una cubana, anche se è italiana da parecchi anni ormai, ed è qui, intanto è una delle superstiti del 2000, dell'ultimo scudetto che noi abbiamo avuto la fortuna di vincere, quindi per me oltre il presente c'è anche il passato, ed è stata veramente una pietra miliare nella nostra squadra. Come avete capito, io sono molto affezionato a lei e grazie Tania. Vedo anche il nostro vicepresidente Salvatore Limeri, che purtroppo piange come un bambino, quindi sono contento che non sono il solo. E grazie anche a Salvatore Limeri, che è il nostro presidente storico, ormai da tutti i 27 anni che ha fatto con me in A1. Grazie Salvatore. Vabbè. Elena è una giovane, è arrivata l'anno scorso, e sta crescendo, devo dire che nel finale dell'anno scorso è stata determinante, quest'anno all'inizio è stata un po' così, anche lei un po' rincoglionita, però gli dico spesso che avrei voluto cominciare dall'anno scorso e invece stiamo cominciando di nuovo, però è una ragazza intelligentissima.
un atleta e sono sicuro che molto presto ci darà il suo abituale contributo. Qua è un problema il nome. Lei è inglese di Londra, ha studiato in America, è una giovanissima, anche lei, 21 anni, e si chiama Mary Durojay. Primo anno con noi, e vedremo. Siamo in crescita, chiaramente è una giocatrice che deve fare tutte le sue esperienze, sta iniziando e mi auguro che grazie al suo impegno riusciamo a ottenere presto i risultati voluti. Grazie. Adesso invece c'è una giocatrice che dimostra come per giocare a basket ci vuole l'altezza, quindi è l'esatto contrario di Maria e di Ilaria. Allora, lei è di Atlanta, ha giocato nella Women NBA a New York con minutaggio piccolo, però devo dire, è arrivata da una settimana, one week you are here, one week, il mio inglese è siculo inglese, quindi però mi capiscono. E devo dire che forse, anzi sicuramente, finalmente rivedo un pivot. Erano ormai tanti anni che non vedevo un pivot e adesso lo rivedo. E avrete piacere domani di vedere che una ragazzona così alta, così grande, si muove come una piccola. È un piacere vederla giocare, una ragazza molto intelligente. In una settimana si è adattata benissimo al nostro gruppo e ci divertiremo. Grazie. Thank you. Ah, dimenticavo come si chiama. Lei si chiama Kelly Kane. Ok? L'ultima arrivata, una delle più piccole, anche lei 94, è qui Diavola, non è, è anche una diavola, però è nata ad Avola ed è una grinta incredibile, in difesa è terrificante, è il primo anno e viene dal nostro vivaio. A proposito di questo poi dirò qualcosa sul nostro rapporto che abbiamo col presidente dottor Fellito della squadra di Catania. Approfitto proprio della presenza, anzi Fabio ti prego se puoi fare un salto qui, praticamente con Fabio Fellito, il presidente della Catania, abbiamo fatto un patto per il vivaio e molte giocatrici di Priolo che sono tutte qui presenti, e per motivi di tempo vi vorrei presentare una a una, però stiamo tenendo qui e personaggi che hanno veramente i minuti contati, però voglio proprio presentare il progetto. Catania è una nostra squadra consociata, con Fabio c'è un rapporto di amicizia, dottor Fellito, di tanti anni, e stiamo portando avanti un progetto interessantissimo in cui le migliori giovani di Catania e le migliori giovani di Priolo, grazie al dottor Fellito, disputano la Serie B, e quindi diamo la possibilità alle giovani di fare un campionato a loro adeguato, e da questo settore giovanile vengono fuori delle giocatrici come Giorgia e come Ilaria, che man mano vanno a rimpinguare la prima squadra. Quindi Giorgia è venuta da questo settore giovanile, e speriamo che tante altre, per fare qualche nome, Chiara Gambuzza, Terranella, molto presto si affacceranno alla prima squadra. Grazie Giorgio. Grazie.
Fabio. Non voglio interrompere Santino, ma volevo semplicemente dire oggi, questa è un'occasione ideale, volevo dire c'era bisogno di dare un contributo concreto, di impegno tra Catania, l'Interland e il collegamento con Priolo. Noi vediamo in Priolo un grande riferimento, come chiaramente è noto a tutti, e volevamo dare un segnale forte. Assieme a Santino abbiamo fatto una valutazione che reputo estremamente interessante per far crescere il movimento nel migliore dei modi, quindi un collegamento che abbiamo creato l'anno scorso, che ha già dato i suoi frutti e che spero possa darne tanti altri, perché le ragazzine devono avere la possibilità di fare tutti i campionati e di farli anche bene, di arrivare anche a prendere delle belle soddisfazioni, e quindi attraverso questa collaborazione sono certo che oggi è il futuro, nel futuro, perché il nostro collegamento sarà veramente duraturo, faremo qualcosa di buono. Quindi sono molto felice di essere qui, io sono un gran tifoso di Santino naturalmente di Priolo. Grazie. Grazie a te, Fabio. Vorrei adesso presentare chi mi collabora, Susanna Bonfiglio. Forse non così, Susanna la conoscete tutti, quindi c'è poco da aggiungere. Quello che io posso dire è che lei quest'anno ha intrapreso la seconda giovinezza, perché l'abbiamo vista sia in questo precampionato sia nella prima partita a Chieti, dove è stata, ha dato il suo notevolissimo contributo, per cui credo che quest'anno, mi vorrei toccare ma non lo faccio, però credo che quest'anno sarà la Bonfiglio che noi tutti conosciamo. Il suo passato è inutile ripeterlo, lei è stata la prima giocatrice che ha giocato nella Women NBA, oltre tanti successi in nazionale con noi e così via. Grazie Susi. Adesso forse che magari i politici, che sicuramente hanno i minuti contati, sono andati via, ho il piacere di dilungarmi, perché innanzitutto dietro questa squadra c'è un gruppo che lavora, un gruppo che sicuramente ci consente, e devo dire che mai come in questa stagione abbiamo raggiunto un assetto societario. Allora, a parte Nicola Natoli, che tutti conoscete e che è stato in questi ultimi anni l'anima della società, e devo dire non solo dietro la scrivania, perché io lo definisco il presidente operaio, ed è veramente, gli fa onore questo, perché è il primo a prendere martello e attrezzi di lavoro quando qualsiasi problema e qualsiasi esigenza, sia del palazzetto, sia del college, sia dei mezzi, quindi una persona veramente preziosa che mi onoro di avere al mio fianco. Fabrizio Milani, non ci sono parole, ormai è un connubio consolidato negli anni, e la sua opera è imprescindibile, imprescindibile. Poi direi Sofia Vinci, che non è... Che non è solo la bandiera di questa società, perché l'ha dimostrato prima sul campo, l'ha dimostrato poi come allenatrice, ed è stata l'unica giocatrice a cui abbiamo ritirato la maglia. Significa che il suo numero 14 rimarrà nella storia. Grazie Marica di essere qui con noi. È stata ritirata la maglia
anche se domenica scorsa improvvisamente la numero 14 è comparsa, io non me ne sono accorto, e quando sono arrivato la prima volta che ci siamo visti mi ha detto: scusa, ma la mia maglia non era stata ritirata. Permesso però prima alla titolare. Allora scusami, allora mi prendi in giro, lo sapevi praticamente, mentre io non lo sapevo. Quindi poi se la sono cambiata in casa. Guarda, non lo so, io l'ultima cosa che guardo sono i numeri delle maglie, quindi. Però è... no, non è un problema, però ribadiamo, e questa è l'occasione giusta per ribadire che il numero 14 nella storia non sarà mai più indossato da nessuno, proprio perché Sofia è l'unica siciliana ad avere, siciliana in tutti gli sport, in tutti gli sport, non solo nel basket, ad aver vinto due scudetti e una Coppa dei Campioni. Quindi è il minimo che si possa fare. Poi la sua opera a favore dei bambini è... non potremmo farne a meno, è imprescindibile, perché i bambini la amano, e lei è una maestra di vita, oltre che un'allenatrice di basket. Gli assistenti tutti, adesso piano piano, perché mi sono tolto un po' di stress, perché c'era la gente che doveva andare via, è andata via, giustamente. Adesso spero di non dimenticare nessuno e di fare le cose per bene. Allora, i nostri assistenti ci sono Alex Blanco, che ormai da qualche anno è qui con noi, e stava per partire a Milano, perché onestamente quel rimborso spese che dovevamo dargli non glielo potevamo più assicurare, doveva cercare lavoro, e è successa una rivoluzione, tutti a piangere, le ragazzine, i genitori. Allora gli abbiamo detto: Alex, se continuerai a non prendere i soldi, però devi stare qua. Poi c'è Aldo, che non vede in questo momento, è dovuto partire perché ha accompagnato Ilaria, che deve fare un ulteriore accertamento all'ospedale, e Aldo Gerardini, senior assistant, diciamo che è l'assistente più anziano, che mi dà una mano sulla tattica. E poi ultimo arrivato, che ha come compito principale allenare Catania, quindi il fatto che lo abbiamo scelto per allenare Catania significa che ci fidiamo e che siamo consapevoli delle sue capacità, oltre che nei momenti liberi darci una mano allo staff, ed è Andrea Bianca, il quale purtroppo, contro i miei consigli che gli dico fai l'avvocato, lui si intestardisce a fare l'allenatore. Pazienza, gli dico di fare l'avvocato perché quantomeno è un lavoro che gli assicura qualcosa di concreto e magari per la vita. Allora, il nostro fisioterapista che brilla, c'ha una tutti allora, è Ugo Sortino, che assiste ormai le ragazze da parecchi anni. Tornando, Carmine Bonomo, un mio caro amico, che si occupa ed è responsabile del settore giovanile. Grazie Carmine. Torno allo staff operativo, e qui proprio davanti a me c'è Luciano, grazie Luciano, che è direttore amministrativo, e devo dire che svolge il compito in modo impeccabile da quando, senza togliere nulla al passato, ma i conti sono veramente
e i debiti li vediamo subito tutti. Non c'è possibilità di equivoco. Allora, Lorena, prego, Lorena Formosa, che è una ex cestista, giocava a Catania e che si occupa del nostro marketing. Devo dire che è la prima volta che abbiamo una così competente in questo ruolo e i risultati si vedono. Poi, per quanto riguarda la segreteria, Mario, dov'è Mario? Mario Esposito, che anche lui è un veterano e fa parte del gruppo e della famiglia da parecchi anni. Andrea Blanco, non so se c'è, che è il papà di Alex e si occupa un po' di tutto ed è veramente una persona preziosa. Se purtroppo dimentico qualcuno e può capitare, Sebastiano Costanzo ha detto agli arbitri, Mario Quartararo che si occupa osteopata Mario Quartararo, ormai addirittura dalla 2, che ci dà veramente un grosso sostegno. Dario Pennisi, che è il preparatore atletico, non lo vedo, probabilmente sta lavorando. Va bene, Luigi Rara, abbiamo fatto tutto. E poi innanzitutto dov'è Corrado? Corrado, ecco, noi devo dire, per quanto riguarda la comunicazione, da un paio d'anni abbiamo fatto un salto di qualità incredibile. L'abbiamo fatto grazie a Corrado, a Cillaro, che tutto quello che è immagine, visione, eccetera. Anzi, devo dire che le partite web è stata una sua invenzione, l'abbiamo suggerita alla Lega, che ha preso questo suggerimento, non è stato in grado di attuarlo perché nella prima giornata hanno fatto dei pasticci incredibili. Chi ha voluto vedere la partita via web non ha visto niente. Se magari l'avessero affidata a lui e noi l'abbiamo proposto, probabilmente questo inconveniente non ci sarebbe stato. Ultima arrivata proprio da pochi giorni, questa bella ragazza d'immagine, Antonella Frisicaro, che è l'ultima arrivata nella famiglia e che si occuperà anche lei di immagine e di comunicazione. Ragazzi, grazie a tutte queste persone noi riusciamo a portare avanti un'attività che è incredibile, perché non è solo la prima squadra, è già quello che ci vuole per la prima squadra, ma è tutto il contorno, settore giovanile, immagine, eccetera, eccetera. Io devo dire grazie veramente a tutte queste persone, le quali sono volontarie, quindi volontariato, cosa che purtroppo nel nostro contesto non esiste, perché è una forma di civiltà. Io mi ricordo, ho avuto il piacere di disputare con la squadra di Malta i giochi del Commonwealth a Melbourne in Australia, c'erano 40.000 volontari a Melbourne, qui ne abbiamo una diecina, considerando che Priolo non è Melbourne, siamo in linea con il... Io da parte mia non lo so. Sì, ricordare sì, che la ISAB Energy ha offerto, offrirà il buffet, un piccolo rinfresco proprio dall'altra parte. C'era Marco Lombardo che voleva dire qualcosa. Marco Lombardo è tifoso, vecchio tifoso. È stato anche mio alunno, come molti dei presenti e molti di Priolo, che sono stati tutti i miei alunni a scuola, visto che ho insegnato per più di 20 anni, per cui è Marco Lombardo. Gli diamo subito la parola a Marco. Dai, Marcuccio. Io ringrazio a tutti che siete qua, però voglio dire una cosa. Ho pensato ai bambini, cioè dire, ho capito una cosa, e voglio ringraziare anche Sofia, Vinci,
che ha insegnato anche i miei nipoti. Grazie a te per poter fare crescere anche i miei nipoti. Per Samuele e Federica. Grazie tanto. Grazie. Non ho nominato Nadia perché abbiamo avuto il piacere, si è presentata da solo l'abbiamo e l'abbiamo sentita prima, con piacere ascoltata. Nadia Germani, va bene, grazie a tutti. Ci vediamo domani. Domani alle 18, Pala Henichem. Ragazzi, Priolo Lucca. Domani alle 18. Ecco qui, in bocca al lupo. Viva Priolo, grazie Santino.